Finzione. Finzione. O realtà. Mentre sua moglie andava a Losanna per fare il suo concerto, parliamo di Carla Bruni, o meglio Carla Sarkozy, suo marito era stato fermato dalla polizia anticorruzione. Sarkozy, ve lo ricordate, quello dei sorrisini, quello che trattava l'Italia con sussiego, quella che noi pensavamo essere il salvatore dell'Europa? Sapete perché? Perché pare che a Sarkozy fossero arrivati nel passato valigie piene di contanti, impensate un po' da chi? Da Gheddafi, il leader libico, poi dopo, non contento dei contanti che gli aveva smollato, tutto da dimostrare per carità, però lo teneva in pugno. L'accusa è questa, vedremo se sarà dimostrata, però con questa accusa cosa cambia per i nostri occhi di poveri italiani, ma anche di cittadini del mondo? Che quella guerra lampo in Libia e soprattutto la volontà di uccidere Gheddafi in realtà aveva una motivazione, come dire, più che politica, personale. La Francia ha fatto una guerra per conto e per nome di Sarkozy, che voleva chiudere la bocca, è il non detto di queste ore, su quei traffici illeciti fatti con la Libia, prima alleata e poi nemica. Bene, le primavere arabe, la Libia, gli sbarchi, l'immigrazione, tutto quel grande pasticcio che c'è stato in Europa e nel mondo, in realtà dipende da quel sorrisino di Sarkozy. Prima o poi i nodi vengono al petto e uno pensa come la storia, nella realtà e non nella finzione, sia sempre solo questione di dollaroni, anzi di petroldollari, come si sarebbe detto un tempo.